Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, la dissoluzione del Regio Esercito e lo sbandamento generale favoriscono la fuga di molti prigionieri di guerra ed internati civili dalle località di detenzione sul versante adriatico e nel marchigiano. Il 16 settembre i nazisti occupano Macerata, cercando immediatamente di riportare l'ordine con l'istituzione della legge marziale in tutta la provincia. Molti degli evasi, per evitare di essere nuovamente internati, entrano in contatto con la Banda Mario, una formazione partigiana che si sta costituendo nella zona tra Ancona e Macerata. Il territorio è quello di San Severino Marche, una delle località che ospita persone in regime di internamento libero, tra cui perseguitati politici ed ebrei, che nella caduta del fascismo vedono un'opportunità di riscatto oltre che di libertà. Il diario della banda, redatto da Mosè Di Segni, ne delinea la ricca composizione. Un gruppo di animosi e antifascisti, perseguitati politici e razziali, ufficiali e soldati di ogni arma, ex prigionieri alleati, slavi, si riunirono a metà settembre 1943, sotto la guida di Mario De Panger. Comunista istriano di lungo corso, De Panger aveva iniziato la sua militanza politica in una Trieste sconvolta dai primi assalti dei nazionalisti italiani al Narodni Dom. Si trova a San Severino dopo una lunga detenzione inflittagli dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Dà vita ad una banda organizzata per compiere azioni di guerriglia. La solidarietà tra le varie nazionalità e culture è alla base del legame tra le diverse anime che compongono la formazione partigiana. Ne sono un esempio gli ebrei, che entrano a far parte del gruppo e a cui vengono affidati incarichi importanti. Ai coniugi boemi Polak di organizzare un rifugio per sbandati e feriti, al medico Mosè Di Segni di dirigere il servizio sanitario clandestino. A differenza degli altri ex internati, Mosè è scappato con la famiglia dalla Roma occupata dai tedeschi, in cui il tenente colonnello delle SS Kappler minacciava di morte la comunità israelitica, intimando pretestuosamente la consegna di 50 kg d'oro per aver salva la vita. Ad animare l'organizzazione ci sono anche due sacerdoti dell'Alta Valle del Potenza, che assistono nelle proprie parrocchie ex prigionieri di guerra e partigiani. Don Pocognoni, a Bracano di Matelica, e Don Lino Ciarlantini, prete di Guagliambecchio, una frazione dove combattono i fratelli Dari Mattiacci con il giovane partigiano Enrico Mattei. Nel frattempo, nella vasta area tra il Monte Gemmo e il Monte San Vicino, nascono in modo spontaneo altri gruppi partigiani formati da italiani, jugoslavi, britannici e russi, come l'Eremita e il Roti, comandati dai tenenti Franco Cingolani e Giuseppe Baldini. Ben presto si uniscono alla Banda Mario con base a Valdiola. A questo ricco mosaico si aggiunge infine un ultimo tassello: l'affiliamento alla banda di alcuni di quei somali ed etiopi esposti nella mostra d'oltremare, che battezzano la loro partecipazione con l'assalto a Villa Lacpiete di Treia il 28 ottobre 1943. Il 26 ottobre del 1943 due etiopi raggiungono Valdiola e informano i partigiani del fatto che nella villa da dove erano scappati si trovavano fucili mitragliatori e casse di munizioni. Superata la diffidenza iniziale, i partigiani decidono di attaccarla. Le armi vengono prelevate e altri somali ed etiopi si uniscono al gruppo. Il loro arrivo rafforza il carattere multietnico e multireligioso della formazione guidata dal comandante De Panger, artefice del processo che ha trasformato donne e uomini appartenenti a una decina di nazionalità diverse in una agguerrita formazione militare. Come dimostrano questi documenti, si trattò di un esperimento di internazionalismo partigiano, una variante di quell'internazionalismo odiato dai nazisti e dai fascisti perché considerato irriducibilmente nemico e strumento del complotto ebraico. Fra di loro comunicano usando l'italiano, che molti stranieri avevano imparato durante la prigionia o l'internamento. Va inoltre considerato che molti partigiani italiani parlano più lingue. Lo stesso De Panger parlava tedesco, francese e russo, frutto dell'esperienza da esule antifascista vissuta a Vienna, Parigi e Mosca, prima di essere arrestato e condannato dal Tribunale Speciale.
Si può quindi parlare di una formazione mistilingue e non va escluso che lo scambio quotidiano di esperienze e competenze abbia prodotto un vocabolario comune, fatto di parole appartenenti a lingue diverse ma condivise e perciò rese comprensibili a tutti, una sorta di esperanto partigiano. Inverno 1943. La banda Mario vede accrescere il numero dei suoi componenti fino a trasformarsi in un vero battaglione. Moltissime sono le donne che aiutano con coraggio i resistenti, come le sorelle Serracchiani di Matelica, che per la loro attività vengono arrestate. Minacciate di fucilazione, poi di deportazione in Germania, all'ufficiale tedesco Ines, sdegnata, rifiutò la collaborazione che le veniva proposta. Il minimo indizio di armi, di nomi, di viveri, dei partigiani. A febbraio del 1944 il battaglione viene inquadrato nella Quinta Brigata Garibaldi Ancona, collaborando con altre formazioni partigiane come la Brigata Spartaco e il gruppo Nicolò, che operano a Macerata. La sua intensa attività partigiana minaccia i piani strategici tedeschi nell'area, che prevedono delle zone intermedie difensive sui fiumi Chienti e Musone. Alle pericolose azioni di sabotaggio partecipano con determinazione anche gli uomini provenienti dalle terre d'oltremare. Ferruccio Ferrazzani, capo della provincia di Macerata per la RSI, in una lettera al ministro dell'interno, li definisce quanto mai feroci. L'etiope Scifarra Abadico, nome di battaglia Giovanni, scrive: in queste azioni molte volte impegniamo combattimento con fascisti e tedeschi di passaggio, compiuto atti di sabotaggio su strade, ponti, tralicci e linee ferroviarie. Elementi specializzati curano i collegamenti radio con il comando militare alleato, da cui ricevono obiettivi militari da colpire, informazioni su armi aviolanciate sui campi del Monte San Vicino e informazioni sulle forze nemiche. Alt. Intensa attività patrioti, allarmato nazifascisti, zona Macerata. Alt. Presidio Macerata, 800 militi, rafforzati 300 tedeschi SS. Alt. Prevedonsi prossime operazioni vasta portata. Alt. Da metà marzo ad aprile 1944, i comandi nazifascisti decidono di impiegare reparti speciali antiguerriglia della divisione Brandenburg, unità della Waffen-SS, il battaglione M9 Settembre, per stroncare la resistenza diffusa tra la linea Gustav e la Gotica. Si susseguono rastrellamenti ed eccidi col fine di conquistare le roccaforti della resistenza, stringendoli in una morsa mortale. Il 24 marzo 1944, a Braccano di Matelica, vengono uccisi il sacerdote Enrico Pocognoni e 5 partigiani, fra cui i somali Mohamed Raghe e Tur Nur. A Valdiola, caposaldo di Depanger, oltre 200 partigiani del battaglione Mario e di altre formazioni resistono per circa 10 ore, fino a che i reparti SS non si ritirano. Nel frattempo, il comando del battaglione viene spostato nel piccolo borgo arroccato di Elcito, che il 26 aprile i nazisti cercano di espugnare senza successo, riversando il proprio odio sulla popolazione inerme dell'area che sostiene ormai la resistenza. Il 24 giugno il programma radio L'Italia combatte comunica che il nemico si sta ritirando e non bisogna dargli tregua. Vi diamo ora ulteriori istruzioni per i patrioti che operano ad ovest e a sud-ovest di Macerata. Tenete d'occhio in modo particolare le seguenti strade. Le strade che a nord di Cingoli portano a San Severino e ad est e ad ovest traversano San Severino. Patrioti, annientate quanti nemici percorrano queste strade. Il 1 luglio 1944, anticipando di circa un giorno il corpo d'armata polacco del generale Anders, che punta su Ancona, il battaglione Mario libera San Severino Marche.